Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi mi è arrivata mi è arrivato un messaggio su Facebook della pagina Fuori Rosa TV. A proposito, per chi non lo sapesse, mi trovate anche su quella piattaforma, quindi basta mettere like e potete seguire. E tranquillamente potete seguirmi anche lì. Mi è arrivato un bel messaggio da parte di Giovanni che mi fa una domanda. Infatti io saluto e ringrazio Giovanni per questa domanda. La domanda è: come mai nelle vecchie foto della sede della Juventus, la vecchia sede della Juventus, quella in Galileo Ferraris, nella sala dei trofei apparivano tre supercoppe europee. Infatti io qua faccio vedere la foto, se la vedete, effettivamente appaiono tre supercoppe europee. Perché appaiono tre supercoppe europee? Allora, cominciamo a dire che, se potete vedere, non sono tutte e tre uguali. Ce n'è una con i cornini quasi, no? Sembra che abbia due pirulini che escono fuori, e poi ci sono due normali. Due che ci sono state fino a 10 anni a questa parte, perché poi hanno cambiato il trofeo con uno più grande. Ma la Supercoppa, per come la conosciamo, principalmente è stata quell'altra, no? Cominciamo a dire che quella lì diversa, quella lì con i cornini, l'ha fatta fare la Juve. Perché l'ha fatta fare la Juve? Semplicemente perché nell'84, quando la Juventus vinse contro il Liverpool 2-0 la Supercoppa europea, allora non si dava la coppa, ma c'era una la Supercoppa era una specie di piatto con lo stemma del UEFA e la scrittura Supercoppa europea. Tra l'altro è visibile in qualsiasi foto che voi basta che scriviate Juventus Supercoppa europea e si vede la foto di Scirea che alza questa specie di piatto, di targa, ecco. Quindi quella era la Supercoppa europea fino appunto in teoria l'anno dopo. Quindi quello è il trofeo, era semplicemente quello. La Juventus, visto che c'era quel trofeo lì, ha deciso di farselo e di fare un trofeo somigliante a quello che poi è diventata la vera Supercoppa europea più avanti. Quindi quella con i cornini è principalmente quella dell'84, quindi assolutamente senza problemi, quindi è quella. Ma non è finita qui, nel senso che poi ovviamente quella del 96-97, vinta contro il Paris Saint-Germain, è l'ultima in ordine cronologico, quindi è quella normale, piccola che avete visto. Resta il dubbio sulla terza. In realtà il dubbio di questa cosa qua, dopo che sono stati smossi diversi forum all'epoca, l'ha risolto proprio la UEFA. È venuto fuori che la terza Supercoppa presente in corso Galileo Ferraris, è una Supercoppa europea che si sarebbe dovuta disputare nell'86. Cioè, 85 abbiamo vinto, quindi quella di prima che corriva l'85 e l'84, l'86 sarebbe stata quella che è post-Eisel. La Juve avrebbe dovuto giocare con l'Everton ed era tutto pro. Poi ovviamente la UEFA con Margaret Thatcher tira fuori e dice praticamente che nelle competizioni UEFA non ci sarebbero state più squadre inglesi. D'ufficio avrebbe dovuto partecipare il Rapid di Vienna. Ma la UEFA, il Rapid Vienna perdente in finale di Coppa delle Coppe con l'Everton, ma il Rapid di Vienna, la UEFA decise di non far disputare questa coppa per sua decisione, per la storia dell'Eisel, per quello che volete, decise di annullare la competizione. Però il trofeo era già stato fatto e allora decise di dare comunque il trofeo alla Juventus. La Juventus aveva due strade: o accettare il trofeo e sarebbe entrato nell'Albo d'Oro a tavolino quale campione d'Europa, o rinunciare al trofeo e niente, tenersi questo trofeo senza posto, praticamente, cioè senza Albo d'Oro. La Juve decise di non farsi assegnare questo trofeo, seppur un trofeo internazionale, ma giustamente non giocandola non l'ha assolutamente voluta. E la coppa rimase però in corso Galileo Ferraris in sede alla Juve, proprio perché quella coppa materialmente la Juve ce l'ha, anche se non è una coppa vinta, non è dell'Albo d'Oro, però la Juve ce l'ha e l'ha messa vicino alle altre coppe. Quindi la Juventus in realtà ha tre supercoppe materialmente, aveva tre supercoppe materialmente in sede, di cui due vinte e una non assegnata, quindi data dalla UEFA, come per dire: vabbè, tanto ragazzi, l'abbiamo stampata, ce l'abbiamo, tenetela voi. Però effettivamente una coppa che la Juve non ha mai vinto, però la UEFA gli diede comunque fisicamente il trofeo
E basta, semplicemente la Juve ha questo trofeo che non è stato vinto, non è nessun albo d'oro, ma fisicamente la Juve era diventata proprietaria di questa coppa, diciamo. E quindi niente, adesso con l'apertura dello Juventus Museum, ovviamente la Juve questa coppa l'ha messa via insieme ad altri trofei. Non so dove sinceramente la Juve stia mettendo, dove la Juve abbia messo tutti gli altri trofei. Sono molto curioso di questa cosa, perché ci sono trofei che mi piacerebbe capire dove la Juve li ha messi, quindi tipo il Mundialito, tipo, ma anche stupidamente il trofeo Birra Moretti o il trofeo Team, cioè il trofeo Berlusconi, che fine fanno? Cioè, queste sono domande che prima o poi troveranno risposte. Di sicuro dove ci saranno quei trofei ci sarà anche quel trofeo della Supercoppa, che è una Supercoppa che, ricordo, ripeto, non ha vinto la Juve, ma la Juve fisicamente ce l'ha nella sede. Dunque, ragazzi, spero di avervi chiarito questo mistero che per anni, io adesso faccio questo video adesso, ma per anni è andata avanti questa diatriba. E niente, ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con il prossimo video del canale. Ciao a tutti!